Buongiorno ragazze, benvenute di nuovo sul mio canale. Allora, oggi andiamo a vedere insieme come realizzare questa rosa all'uncinetto, vedete? È molto semplice. Questa rosa faceva parte del progetto della mantella e quindi praticamente, ovviamente, chi mi ha chiesto la mantella gli farebbe piacere, insomma, vedere anche il fiore. Quindi adesso vi faccio vedere come realizzarlo. Userò la stessa lana della mantella, quindi una lana media e uncinetto numero 4. Passiamo al tutorial. Allora ragazze, per il tutorial io sto usando, come già vi ho detto, la lana che ho usato per la mantellina. La marca è Titanic, è fatta, vedete, in gomitoloni molto grandi, da circa mezzo chilo. Io già vi ho spiegato il tipo di lana. È una lana che molto leggera e quindi comprende molti molti metri, tant'è vero che a volte col mio peso molte di voi non si trovano. E quindi ecco perché vi dico che è una lana fatta in Italia, 50% lana, 50% acrilico, e la marca è Titanic. Ok? Allora, per il nostro fiore mettiamo su 32 catenelle. Ok? Io sto usando un uncinetto 4, non si vede più il numero, però è il 4. Messe su le nostre 32 catenelle, procediamo in questa maniera qui. Entriamo subito in quella dopo, quindi questa, vedete, quella dove io ho l'uncinetto, entro in questa subito dopo. Allora, voglio essere sicura di non sbagliare, sì. E lavoro una maglia bassa. Ok? Adesso 4 catenelle, 1, 2, 3 e 4 catenelle, salto 2 maglie di base, quindi 2 catenelle, 1 e 2, e nella terza lavoro una maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3 e 4. Salto 2 catenelle, quindi 1 e 2, e nella terza lavoro una maglia bassa. Di Allora, lavoro in questa maniera qui fino a ritrovarmi 6 archetti. Quindi voi proseguite fino ad arrivare a 6 archetti facendo questa lavorazione. Che abbiamo completato, vedete, i nostri 6 archetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Proseguiamo in questa maniera qui. Abbiamo, vedete, fatto la nostra maglia bassa dopo aver saltato le 2 catenelle di base, e adesso andiamo a realizzare 1, 2 e 3 catenelle. Saltiamo solo una catenella e in quella subito dopo lavoriamo una maglia bassa. Di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo una sola catenella e in quella subito dopo andiamo a lavorare una maglia bassa. Di nuovo 1, 2 e 3, saltiamo una catenella e nella prossima lavoriamo una maglia bassa. Quindi facciamo questo praticamente fino alla fine e ci ritroveremo altri 6 archetti più piccoli. Arriviamo, vedete, saltiamo l'ultima catenella, entriamo nell'ultima e lavoriamo la nostra maglia bassa. Una catenella e giriamo il nostro lavoro. Ok? Adesso iniziamo a lavorare ovviamente prima gli archetti più piccini. E andiamo a lavorare una maglia bassa nell'archetto, vedete, quindi, no? In questa maniera qui. Quindi iniziamo sempre lavorando una maglia bassa. Poi andiamo a lavorare 4 catenelle, quindi 1, scusatemi, 2 catenelle. E all'interno andiamo a lavorare 3 maglie alte. Filo sull'uncinetto e lavoreremo 1,
e 3 maglie alte, 2 catenelle, e all'interno, sempre vedete dove abbiamo lavorato le nostre maglie alte, lavoriamo una maglia bassa. Procediamo nel prossimo archetto lavorando una maglia bassa, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Di nuovo 2 catenelle. E sempre all'interno, vedete, lo stesso archetto, vado a lavorarmi una maglia bassa. Di nuovo entro nell'archetto, lavoro la mia maglia bassa, 2 catenelle, 3 maglie alte all'interno del mio archettino piccolo. Due catenelle e all'interno una maglia bassa. Allora proseguite così per 2, 3, 4, 5, 6, per gli altri tre archetti, quindi i sei archetti più piccoli devono essere lavorati in questa maniera qui. E poi iniziamo la lavorazione dell'archetto più grande. Lavorati i nostri sei archetti più piccoli, iniziamo la lavorazione degli archetti più grandi in questa maniera qui. Entriamo nell'archetto, lavoriamo una maglia bassa, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e lavoriamo 5 triple maglie alte. Quindi entro e lavoro la prima, scarico 1, scarico 2 e scarico 3. Di nuovo 2 fili sull'uncinetto e lavoro un'altra tripla maglia alta. Di nuovo, di nuovo, e di nuovo, quindi lavorerò in totale 1, 2, 3, 4, 5 maglie alte, triple maglie alte. Di nuovo 1, 2 e 3, e all'interno, vedete, dello stesso archetto vado a chiudere con una maglia bassa. Ecco qua. Di nuovo entro nel prossimo archetto, lavoro una maglia bassa, 3 catenelle, e vado di nuovo a lavorare 5 triple maglie alte, quindi 2 fili sull'uncinetto. E proseguo nel lavorare le mie 5 triple maglie alte, quindi 2, 3 catenelle, 1, 2 e 3, e all'interno, vedete, vado a chiudere con una maglia bassa. Questo è il risultato. Quindi proseguite per i restanti 4 archetti in questa maniera qui. Arrivate, vedete, nell'ultimo archetto, io ho lavorato le mie 5 maglie triple maglie alte, lavoro 1, 2 e 3 catenelle, entro nell'archetto e chiudo la mia maglia bassissima. Adesso lavoro 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Giro, vedete il mio lavoro, quindi io mi trovo in questa maniera qui. E cosa faccio? 1, 2, 3, io ho lavorato 5 maglie, vedete queste centrali, praticamente sulla quella centrale vado
a lavorare una maglia bassa. Ok? Lavoro 1, 2 e 3. Entro, vedete dove ho lavorato la mia maglia bassa e lavoro una maglia bassissima. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E dove ho la prima maglia bassa, entro e lavoro una maglia bassissima. Così. Entro, vedete, nella maglia bassa dell'alto archetto, lavoro un'altra maglia bassissima così e inizio di nuovo la mia sequenza, quindi di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle al centro, quindi 1, 2, 3 sulla terza tripla maglia alta, lavoro la mia maglia bassa, 1, 2 e 3. Entro di nuovo nello stesso punto e lavoro una maglia bassissima. Di nuovo 1, 2, 3, 4, 5 e 6 catenelle. Entro, vedete, nella prima maglia bassa del primo archetto. Eccola qui. E chiudo maglia bassissima. Entro, vedete, in quella dopo di maglia bassa e lavoro un'altra maglia bassissima. E di nuovo 6 catenelle. 3, 4, 5 e 6. E lavoro praticamente gli archetti più grandi in questa maniera qui. Quindi lavorate i restanti 4 archetti, 1, 2, 3 e 4 in questa maniera qui. Quindi 6 archetti in totale li lavoreremo così. Quindi ragazzi, una volta che vedete abbiamo lavorato i nostri archetti come vi ho fatto vedere, il risultato sarà questo. Quindi i primi 6 più grandi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lavoreremo in questa maniera qui. Adesso invece andiamo a lavorare i 6 archetti più piccoli. Una volta vedete che ci siamo legati, quindi alla prima maglia bassa, entriamo nella seconda sempre a maglia bassissima e andiamo a lavorare 1, 2, 3 e 4 catenelle. Abbiamo lavorato all'interno del nostro archetto 3 maglie alte, quindi su quella centrale 1 e 2 lavoreremo sempre una maglia bassa. 3 catenelle. Entriamo di nuovo all'interno dello stesso punto e lavoriamo una maglia bassissima. Di nuovo 1, 2, 3 e 4 catenelle. Entriamo sulla prima maglia bassa del primo archetto e lavoriamo una maglia bassissima. Entriamo in quella dell'archetto seguente e lavoriamo di nuovo una maglia bassissima. E di nuovo 1, 2, 3 e 4. Sulla maglia alta centrale, quindi sulla seconda, perché la prima è quella che abbiamo realizzato con la maglia bassa e le 2 catenelle. Quindi ci sarà la seconda, ecco quella centrale. Una maglia bassa. 3 catenelle. 1, 2 e 3. Entriamo di nuovo. Dove abbiamo realizzato la maglia bassa. Maglia bassissima. E di nuovo 1, 2, 3 e 4. Entriamo nella prima maglia bassa l'archetto dove stiamo lavorando e chiudiamo maglia bassissima. Entriamo nella maglia bassa dell'altro archetto e chiudiamo maglia bassissima. E iniziamo di nuovo la nostra sequenza. Quindi 4 catenelle, ci chiudiamo maglia bassa, 3 catenelle, maglia bassissima, di nuovo 4 catenelle, ci chiudiamo nella maglia bassa. Quindi proseguite così per i restanti archetti. Quindi ragazzi, una volta che abbiamo lavorato, vedete anche l'ultimo archetto, tagliamo un po' di filo in più. In questa maniera qui, ecco qui, io faccio un nodino con il filo restante di prima che ho iniziato il lavoro e praticamente vedete il nostro fiore ha questa forma qui. Adesso dagli archetti più piccoli iniziamo
a fare in questa maniera qui, quindi ad arrotolare la nostra rosa. E cerchiamo di far combaciare. Non vi voglio far vedere. Bene. Ecco, questo è il filo in più. Iniziamo, vedete, a fare in questa maniera qui, cercando di far capitare le punte in maniera ovviamente distinta. Quindi dove capita la punta qui, capiterà qui nello spazio. Cerco di nuovo di far capitare la mia punta qui e quindi arrotolo, vedete, in maniera che le mie punte vengano belle distinte. Ecco qua. Arrotoliamo, arrotoliamo. Ed ecco che la nostra rosa con le nostre punte. Adesso infiliamo ovviamente il nostro ago e andiamo a cucire il nostro fiore. Ok? È una lavorazione abbastanza semplice, però è carina perché vedete, permette che vengano queste punte molto molto carine, insomma, quindi il petalo si distingue di più, insomma, si vede meglio. Io spero che vi sia piaciuta. Potete, dopo aver cucito, mettere uno spillino dietro e usare praticamente il fiore anche per la chiusura della mantella, di cui ho già fatto il video. E niente, ragazzi, io vi saluto, vi ringrazio tanto di seguirmi. Per chi non è iscritto al canale, vi invito a farlo e al prossimo tutorial.